l'affresco contemporaneo del Metastasio nei murales di Dem. Met Ragazzi, la città si riconosce nella rassegna teatrale. Virgilio Brucia, il racconto dell'Eneide, dal 12 al 15 gennaio 2017. Utoia, storia di una strage, dal 13 al 15 gennaio 2017. Piccola ballata per Peu, viaggio nel ventre materno di un piccolo essere umano. L'immagine del Metastasio, della stagione, di ciò che sarà nel suo prossimo futuro, è rappresentata dai murales del writer Dem sulla facciata dell'ex fabbrica Calamai, nel viale Galilei a Prato. Il direttore del Metastasio spiega i murales. L'idea è nata soprattutto pensando ad una stagione che era una offerta rinnovata alla città e ci è venuta così abbastanza naturale legarla ad un regalo che volevamo fare alla città, un regalo affidato a Dem, che è uno dei più noti writers italiani, e mi piace molto che il murale di Dem parte con questa immagine alle mie spalle che rappresenta un po' l'idea del teatro, il guardare il mondo e le vicende degli uomini con gli occhi degli altri, che nel teatro significa guardarle attraverso gli occhi dei drammaturghi, gli occhi dei registi, i corpi degli attori. Met Ragazzi, una realtà sempre più viva e sempre più compenetrata nella vita sociale e culturale di Prato. Della stagione in corso e di ciò che rappresenta Met Ragazzi e il suo cartellone ne parla il curatore Edoardo Donatini. È una stagione ovviamente che è ormai parte integrante di questa comunità, per questa comunità, e la prova è le migliaia di spettatori che la frequentano. Basti pensare che oggi tutte le repliche dedicate alle scuole sono esaurite e ovviamente anche quelle dedicate al pubblico stanno arrancando i posti, cioè bisogna correre a riservare i posti. Siamo, come dire, impegnati per il futuro e a far diventare sempre di più la stagione dei ragazzi un luogo tout court, cioè nel senso a tutto tondo, non solo quello che è la semplice programmazione, ma anche l'attività di formazione dei formatori, ma anche momenti per il pubblico di laboratori, incontri, ma anche momenti, come dire, conviviali legati alle merende, ai compleanni, alle feste. Memoresca e chique furore, monstrum infelix sacrata sistibus arche. Il protagonista del lavoro non è Enea, ma Virgilio stesso, e il recupero che il poeta fa del mito troiano. Virgilio aveva promesso all'imperatore Augusto un poema che cantasse le imprese militari di Augusto stesso, l'origine divina della famiglia imperiale e la missione del popolo romano, che era quella di condurre i popoli secondo un imperium sine fine, un impero senza fine. Virgilio ci impiega 10 anni a comporre il poema e in questi 10 anni il progetto è completamente ribaltato. Il mondo dei tempi di Virgilio è un mondo estremamente vorticoso. Allora l'Eneide può essere vista oggi come un poema sul cambiamento. Come non essere affascinati da un norvegese? Una strage violentissima che ha scosso l'Europa, ma l'ha scossa per un tempo molto breve. Ce la siamo subito scordata. Quando dico Utoia, dice Utoia quale? Ah, quel campeggio dove sono stati uccisi quei ragazzi è la strage più potente che sia avvenuta per opera di un europeo su altri europei. Ho cercato di trovare 3 coppie che venissero sfiorate dalla vicenda, che non entrassero decisamente nella vicenda, ma che in qualche modo la vivessero
come grande sfondo e ce la facessero percepire nella sua violenza emotiva, più che nella sua violenza reale. Una ballata di Mafra Gagliardi che racconta il viaggio di un piccolo essere umano nel grembo materno, messa in scena al teatro all'improvviso, inaugura il 2017 del cartellone del Met Ragazzi. Come in una danza di segni, colore, luce e musica, un punto bianco lentamente si muove, cresce e danza al ritmo del suggestivo suono di un vibrafono. Music is natural.